Allora ragazzi, oggi, dopo molto tempo in realtà, torno su TikTok. Mi ero ripromesso di non andarci più, lo ammetto, ma la situazione su TikTok, ed in particolare sui TikTok che mi riguardano, è palesemente, platealmente sfuggita di mano. Mi è arrivato qualcosa, l'ho visto e sono rimasto sconvolto dall'enorme mole di TikTok che riguardano la mia persona, le mie citazioni, i miei momenti in live, e io non sono nemmeno su TikTok. Quindi noi andremo ad esplorare non il trash, non il cringe, ma una fusione di questi due mondi all'ennesima potenza, peraltro. Quindi preparatevi, perché dovremmo stare un po' tutti a denti stretti. Allora, Agnese, sei una bastarda fortunata. Anime, manga, Marie Esposito. Questo è un apricose. This is a leg opener. Stop getting these confused. This is a can opener. Ecco qua, vediamo un po' di cui negativo. Mi dispiace, ma sono un Volpesquare. Ma cosa cazzo c'entra? Cristo Dio, ripigliatevi! Una sorella decapiamo. No, non leggo i commenti perché, guarda, mi si rattrappisce l'uccello, eh. Sì, ancora Maria. Poco bilanciati e opprimenti di Miura. Penso che è una grandissima cazzata e penso veramente che... Ma perché ti ridoppiano? Sei fuori di testa. Questa non è una cosa, è una bestemmia che tu hai detto, una bestemmia. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Ma io, allora ragazzi, devo capire questo fenomeno. Maria, niente contro di te, ci mancherebbe, bellissimo TikTok, approvato. Ma che... Perché doppiano le frasi? Io sarò boomer, ci mancherebbe altro. Ma perché doppiano le frasi? Io lo so che TikTok si basa molto su questa roba qui, ma che serve? E il format di TikTok, ok, l'ho capito, ma perché? Fra sei vecchio, e va bene, ma mi spiegate il perché? Per intrattenere? Per rubarti una risata? Penso sia uno dei commenti più belli che io abbia mai letto in vita mia. Procediamo. Biondo che commenta tutta la lore. Ma è più Marta questo, chi è? È già più carino, cioè non è che ti sganasci, cioè, però è già carino, che carino, dai. Ma sei serio, Vez? Ma cioè, allora raga, queste robe qui tenetele per la Vanilla Crew, come si chiamava, la Vanilla Family, cioè che si sistemano il ciuffo. Io sono pelato, cioè video sexy o sì, tra l'altro col sorrisino tipo questo dopo lo scopo, non ha senso cazzo per me, sono un roito. Ma poi c'ho 31 anni, posso essere vostro padre ormai. No, scherzo. Quanti anni hai, grazie Dario? Mille. 30. Ah, so, oh, okay. Porti bene. Non me, no, sì, mi vuoi scopare, non so. Comunque quanti anni hai, Dario? Ecco, comunque ragazzi, se avete un problema, secondo me, alla testa. E nel senso che siete cascati e vi siete sgraffiati, mettete un cerotto. Perché non è possibile una cosa del genere, ragazzi. A parte commenti tremendi, cancerogeni ovunque. Ma allora, questa la so, la storia. Questa roba qui me l'hanno raccontata. Praticamente, nella maratona del Covid, quando ho preso il Covid e intervistai gli Space Valley, uscì fuori questa frase, una battuta del cazzo, veramente stupidissima. La battuta in questione era, con quello che avete sentito, cioè lui che fa, mi fa un complimento, dico mi vuoi scopare? Bene, questa frase qua, non so perché, ma è diventata virale su TikTok, ma a dei livelli paurosi, nel senso che tantissime persone hanno preso questa frase e hanno iniziato a ridoppiarla. Suono originale, cioè guardate quanti cazzo di TikTok hanno fatto su quella frase, e questa è una minima parte. Non sono tutti. Quanti anni hai, Dario? 30. Questa è la scena. Okay. Porti bene. Non me, no, mi vuoi scopare, non lo so. Comunque, quanti anni questa hai? Frase è stata ridoppiata, io non l'ho capito. Ve lo giuro, questi fenomeni io ancora non li capisco, non riesco a capirli. Poi magari un giorno avrò un'epifania, un'illuminazione, per ora non voglio capire, non voglio capire, mi ostino a non capire. Oggi scoprirete un'altra cosa di me. Oltre che leggere... Io questa dove l'ho già vista? Leggere manga e guardare anime e montare a cavallo. Ho un'altra, diciamo, non so se è una passione o roba così, e riguarda Dario Moccia.
Da quando me l'hanno fatto scoprire, non faccio altro che guardare o le sue live o i suoi video. Ha quell'ironia un po' cattiva che a me piace un sacco, ma soprattutto adoro quando lui fa le reaction su Twitch sui video di mangaka. Quelli li guarderei a oltranza. Non credo di potervi far vedere qualcosa, ma faccio vedere qualche ferma immagine da YouTube. Cioè, le sue espressioni parlano. Mi aiuta un sacco quando sono triste, perché mi tira veramente sul morale. Quindi Dario, se vedrai mai questo video, arigato. Oggi scoprirete un'altra cosa. Grazie mille, Nicole Senpai. Beh, questo dai, è carino, tra l'altro l'ha appoggiato delicatamente, non ha fatto vedere lo sciacquore perché non sia mai di buttare via il numero uno di Gintama, rarissimo, che può trovare tranquillamente su qualsiasi negozio per sempre, anche nell'era post-atomia, perché Star Comics ristampa più della vita, però sì, ecco, questo è già più carino. No, fa schifo, no, non ho mai detto che fa schifo, ho detto che non mi piace, che non lo seguo e che dopo un po' mi ha annoiato, non ho mai detto che fa schifo assolutamente, però chiaramente doveva generare la comicità. La commedia all'italiana. Questa sera c'è Cipe Gaming. Yami, ma poi perché va su- cioè, ora, il punto non è tanto questo, che lei si mette in posa addirittura per simulare questo, ma perché c'è questa mia foto su TikTok che risale alla, vi dico anche l'anno, perché me lo ricordo, è del 2013 questa foto, perché? Però non sono cambiato così tanto, in 8 anni. No, dai, non sono cambiato così tanto. Ah, lui in gamba. Lui so chi è. Lui in gamba, Lui in gamba. Recensione del setup audio di Dario Moccia. Dario, profondo conoscitore della cultura nerd. Anche, cioè, praticamente Dada è un universo parallelo. Se non avesse iniziato a riempirsi di McDonald's e merda, sarebbe diventato così. Anche oggi è arrivato il momento della lezione. Sapete come funziona l'Elgato Wave? Il suo software ti permette di miscelare varie sordine. Dai, lui in gamba però, che belli questi contenuti su TikTok. Lui in gamba, Alberto Ubino, mio fratello. In un unico output. Ma se usato in questo modo, ti impedisce di applicare qualsivoglia effetto, rimanendo perciò molto naturale. Quindi o sei uno smanettone cronico o te lo tieni così. E quello di Dario è il tipico setup di chi se lo tiene così. Yeah! Che però cambierà. Scusa l'informazione, dov'è Dario Moccia? Non hai visto? Io sono Zeppa. Allora vado a cercarlo, grazie. Ciao. Allora, vi racconto il contesto. C'è questo ragazzo che mi avvicina e mi dice, ma tanti, ho ricevuto tantissime richieste strane, anche da questo tipo qua dietro. Ho ricevuto una richiesta strana e lui mi fa, senti Dario, io faccio finta di chiederti indicazioni per fare finta di non conoscerti, ci stai? Sì, vabbè. E abbiamo fatto questa gag. Io mi presto per tutto, però comunque grazie della gag. Hey, loud a creaking, well it just started in the hay. With the song, John song, pop went a creeping, out to the bottom, to the hay. It started with... Ah, a parte che se volevi fare una cosa a modo ti levi jeans, ma perché devi cacare in jeans? Che ti cai addosso? Ma poi ancora la storia di Marco Merrino che sminuzza la merda? Ma io veramente, ragazzi, ma dovrebbe essere una piattaforma giovane, fatta da giovani, per giovani, e citate le cose vecchissime. Oh, ciao bimbi e bentornati in un nuovo capitolo della Nerd Cultura. Oggi tocca parlare di uno dei miei autori preferiti dei manga,
Infatti, mamma mia, Dea ha applicato malissimo a caso, come così il pinsimonio. Questo canale non mi è mai capitato di parlare di uno dei miei autori preferiti, ovvero Naoki Urasawa. Beh, tocca. Ma allora, aspetta, non ho capito. Però qui c'è scritto Average Mochas Fan Be Like e stai evitando me. Non ho capito. Vabbè, ok. Ha fatto un sacco di storie, ma io voglio parlarvi di Naoki Urasawa Gli Esordi, uno dei migliori fumetti da lui realizzato. Cioè, che in realtà non è proprio un suo fumetto, perché è una raccolta di sue storie, ed è. E poi guardate che fatica si fa ad aprire, ed è. Tocca aprirlo, perché ed è. Per forza da leggere. Ragazzi, top acquisto. Oh, ciao bimbi. Mai detto top acquisto in vita mia, però va bene. Cagotto Rosso si chiama questo fratello. Va bene, è la commedia all'italiano, i fratelli De Filippo, Totò. Possiamo dire che si va ad attingere un po' a quel... A quel cavo lì di comicità. Quanti anni hai, Dario? Ancora! Ah, so, okay. Porti bene? Non me, no, mi vuoi scopare, non so. Quanti anni hai, Dario? 30. Ah, so, okay. Porti bene. Quindi li stanno anche stanno sfruttando la mia voce per trombare questi ragazzetti qua, praticamente. Vabbè, io spero che ci riusciate a ricevere dei complimenti su TikTok, a organizzare in privato, eccetera, grazie alla mia voce, però è un po' strano, ma... Ma poi cosa vuol dire soldi di scorta? Bello. Lui mi ha risparmiato soldi di scorta. Questa cosa non l'ho mai raccontata, però andavo nelle classi dei miei amici e facevo il velociraptor e poi scappavo. Aspetta. Non ho capito bene che vuol dire velociraptor. Ovviamente io sapevo i loro orari. Facevo finta di essere uno studente con la cartella e tutto. Entravo dentro la loro classe mentre c'era lezione. C'è il silenzio tombale nel liceo quando c'è lezione in tutte le classi. Aprivo e facevo e poi chiudevo la porta e scappavo da lì. Questa cosa non l'ho mai raccontata, però andavo. Ok, questo è un pezzo della mia intervista con Panetti. Ma che cosa c'entra con Lion, però? E perché abbiamo delle teste da personaggi di Minecraft? Frasi che ti faranno riflettere. Ciao bimbi, sono Dario Moccia. De, oggi vi volevo dire questa cosa. Claudio. Con saltella quaia, uzzi figlia. Ma la ragazza, la che busa, la piglia. No, si sghe, si fa per ri. Mai detta questa frase in vita mia, ma cosa vuol dire? Attenzione. And yes, it's possible. Ma poi, ma it's possible accanto a una malattia così grave, ma io prendo le distanze. Non si fa. Io mi immagino il team di Twitch che vanno a esaminare una possibile segnalazione e io per contrastare, diciamo, la segnalazione... Io dico, però io ho detto che mi dissocio, che prendo le distanze, mettono il minuto della live dove trovano effettivamente il mio distanziarmi dalla battuta pessima che mi potrebbe far bannare e trovano un coglione che fa prendo le sicuramente me la faranno passare, oppure mi dissocio, sicuramente me la faranno passare... Me la faranno passare liscia. Ah, interessante. Sì, effettivamente abbiamo esaminato la tua richiesta, la tua contestazione, e c'era un mi dissocio evidente. Beh, sì, allora facciamo che non ti bagniamo più. Bravo Dario, complimenti, perché hai seguito tutta la perfezione. Sì. Madonna. Arrivo Agnese un attimino, ragazzi, Mi socio! Eccoci, ragazzi. Però, ragazzi, questo non ci si scherza su queste cose, Domanda, ma sono l'unico che ha scoperto Berserk da solo e non da Dario Moccia e Caverna di Platone? Boh, forse è per questo che non sono tossico come il fandom italiano. Te sì che sei proprio un figo. Congratulazioni.
Congratulazioni, con le emoji di Mussolini peraltro. Bello che ha fatto la storia col dito appoggiato allo schermo, vedete ogni tanto si vede che spunta il dito. Bello, protesta. Ma perché male c'è? Che male c'è? Se qualcuno lo scopre grazie a qualcuno, cioè, boh, vabbè. Però te l'hai scoperto da solo. Massimo esperto. No, sto guardando se è una musicista. Ogni venerdì mi sento come quando andavo al centro il sabato, senza coprifuoco. Metto su un vinile e ciappo, poi mi siedo sul divano, attacco Twitch. Con la crew di Dario Man. È bravissima comunque questa ragazza, eh? Agnese, ti piacciono le cover acustiche? Sono d'accordo. Questo è carino. Questo è carino. Dai, questo è bellino. Vabbè, ma non c'è bisogno di fare i paragoni così. Il vostro show di Twitch, noi ci abbiamo i fratelli. Cioè, raga, che palle. Va bene, andiamo avanti. Allora, ragazzi, attenzione, perché adesso parte una serie. Una serie sul nostro fratello, nostro dio e padrone, Mango Riccardo, mito assoluto. Sesto giorno in Toscana. Lui, ragazzi, vi avverto che è completamente pazzo. È tipo slow food, ma peggio. Molto, molto peggio. Quindi immaginatevi un po'. È una macchinetta di meme. Cioè, morti, chiaramente, rigorosamente. Vabbè, vediamolo. Sono salito fino a Pontedera. Vediamo se incontro Darione. Non succederà mai. Sesto giorno in Toscana. Cioè, lui ha fatto una serie di TikTok dove è venuto a Pontedera a cercarmi. Non è ora una cittadina piccolina, Pontedera, ma non è così facile trovarmi, Riccardo. Non ha nessun detto. Ok. Fratello. Allora, io credo che For Force sia stato detto 5 minuti un giorno. For Force. Vabbè. Chip Gaming. Prenderesti mai il cazzo? Ma si scherza, si scherza. Sbaletto! Forza! Questa spaccata, questa base. Questo non l'ho mai visto nemmeno io. La merda va sempre utilizzata per scopi pubblici. Comunque, ogni cagata che fai. Riccardo, ma che cazzo fai? Ma Cristo Dio! Guarda quanti quando ce n'è. Quando citi Dario Moccia, fai delle visualizzazioni e in un giro strano di eventi riesci anche a diventare moderatore del suo gruppo Telegram. Ma non sei diventato moderatore, sei come si chiama quel ruolo finto, non... Vabbè, comunque... Auguri la buonanotte con Pacciani. Quando citi Dario... Perché Pacciani? Allora, questa cosa qui la posso capire. L'impepata, ok. Ma cosa sono questi ultimi? Ma questo è il no, chiaramente. Questo cos'è? Questo è un Aegao. Ma che cazzo, non è mica... Non penso, non è un meme. Dice cringe, don't and cha cha cha. Questo cos'è? Ah, il si va a letto, questo qui. Ho capito, grazie ragazzi di aiutarmi sempre in queste cose. Signori, qua la ricerca continua. Mi sono spinto fino a Paulia. In cima, al greppo, su, sulle montagne. Ma Pontedera con Paulia non c'entra un cazzo. Cioè, Pontedera-Paulia sono mezz'ora. Compenso, se non troverò Dario, stasera vado a mangiare dal padre. Già prenotato. Si va a mangiare al Bodegio. Signori, qua...
Ma comunque Bipatti è conosciuto, eh? E mi ha detto che sei inarrestabile. Hai beccato Carlino e tipo gli hai fatto... Te hai fatto una live dei vini, c'è una roba del genere. Vabbè, comunque andiamo avanti. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube. È Giubbino.